Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Ebbene sì, come vedete dal titolo, abbiamo nerdato poco in questi mesi da quando è uscito Brawl Stars e siamo arrivati al livello 100, ragazzi. Guardate qua, è successo giusto l'altro giorno in live. Quindi, prima di tutto, vi lascio subito la clip. Ah, ma sono arrivato al livello 100, raga. Oh, sono arrivato al livello 100. Non me ne sono neanche reso conto. Che cosa meraviglioso. Aspettate, raga. Boom! Abbiamo la pozioncina. Tech, ragazzi. Ok, io puntualmente in live avevo già cambiato il beggino, però in realtà questa è una cosa che per fare le cose fatte come si deve fare ora. Quando si arriva al livello 100, si sblocca il beggino del livello 100. Quindi ragazzi, subito un bel pollice in su e andiamo a mettere questo nuovo beggino, che a me piace un sacco, anche se non è figo come quello del livello 120, che è questo qua che dobbiamo ancora sbloccare. Spero di arrivarci il prima possibile. Questi qua, delle 10.000 e delle 13.000 coppe, ok, sì, sono carini, però quello del livello 120 secondo me è più bello. E poi 13.000 coppe, ciaone, che le facciamo? Ho dovuto rinunciare al mio beggino con Frank, ma tanto anche qua, ragazzi, guardate, tutti i beggini fighi, quelli leggendari, non ce li ho. Cioè, sono povero con i beggini. Questo qua è l'unico un po' carino che posso mettere. Nel video di oggi non siamo soli, come potete vedere, ma siamo con due persone. Uno la conoscete benissimo, è Fedeco, c'è sempre. Fedeco, sei sempre in mezzo ai maroni. Ma l'altro è un ospite di eccezione. Abbiamo Zenak, ragazzi. Ciao ragazzi. Zenak anche su Brawl Stars approda. Zenak, da quanto tempo è che non ci vediamo? Da quanto tempo che non ci vediamo? Allora, Zenak, oggi andiamo a fare una Robo Rumble. Così non possiamo neanche dire che perdiamo coppe, che possiamo droppare. Qua siamo a posto, farmiamo bauletti come dei maledetti, perché a breve, ragazzi, uscirà Carletto, che quindi bisogna assolutamente prepararsi al meglio, mettendo da parte i più bauletti possibili. A differenza di tutti quelli che dicono che io metto i bauletti a parte per fare il figo e mettere 300, 400, 500 box in ogni video. No, io semplicemente li metto da parte perché voglio sbloccare quel maledetto brawler. Allora, il team che andremo a utilizzare per questa Robo Rumble, che purtroppo, ragazzi, è sprovvista di bug e non ci sono trucchi o trucchetti per fare minutaggi incredibili. Per questa Robo Rumble, che cosa andremo a utilizzare? Colt, Pam e Bull. L'idea è usare Bull per i ravvicinati, Pam per i medi e Colt, ecco, per i long range, quindi per le distanze magari con i cecchini, eccetera, eccetera. E Pam, però, visto che è un brawler molto importante perché si occupa di curare tutti, l'andremo a livellare. Quindi prima di cominciare col video andiamo subito qua nei brawler e andiamo a livellare a livello 8, quindi 800 di oro, ce la portiamo a casa easy. Pam, che tanto ci servirà anche perché è uno dei pochi brawler che stranamente non abbiamo ancora portato al 500, nonostante sia parecchio forte. Sono io che lo uso parecchio male. Ragazzi, devo confermare l'upgrade e voilà. Ragazzi, sono pronto, sono fortissimo, sono carichissimo. Ok ragazzi, cominciamo. Diamoci da fare. Allora, cerchiamo di mantenere un pochettino i muretti qua intorno a noi, anche se sappiamo già che sarà un bel casino. Allora, devo cercare prima di tutti di caricarmi la ulti, quindi li vado un po' addosso a sti maledetti, ok. E ho scoperto che i cecchini vanno un pochettino in predict. Hanno un pochettino in predict i cecchini, quindi bisogna cercare di fare movimenti un po' strabici, secondo me, per non farsi colpire. Ok. E come ha consigliato Fedeco, cerco anche di non andare troppo appiccicato ai robotini, perché ho la brutta abitudine di affrontarli come se fossi un brawler fisico quando uso Pam. In realtà basta tenere una distanza media. Ok, fa 305 turni di danno a colpo. Che benessere. Che bello. È un altro brawler. Oh, guarda come fa più danno. Ehi. Ci stanno hittando. Non è una cosa bella. Allora, andiamo un pochettino qua sotto. Abbiamo un pugile, opla, e di qua un altro. Dovrei avere quasi la ulti carica. Ok, io la basetta in genere la piazzo così. Vediamo se va bene. Vediamo un pochettino se va bene. Ok, ok, buona lì. Qua cosa ci abbiamo? Un robottone. Adesso dovrebbe essere arrivato il primo boss. Lo andiamo a fronteggiare. Cerchiamo di anticiparlo un pochettino, raga, perché appunto non vogliamo che ci faccia fuori tutti quanti i muretti. E purtroppo un errore che faccio con Pam è quello di girare intorno al nemico. In realtà non si dovrebbe fare perché entrano meno colpi effettivamente. Ok, il primo boss è andato giù easy.
Speriamo di fare un 5-6 minuti, ragazzi, per pigliarci qualche token, appunto, qualche key per i bauletti. Allora, qua sono già diventati viola, i robottini nel frattempo sono ancora gestibili. Diventano un po' un casino quando sono rossi o dorati. Lì, ragazzi, poi vedrete che ci vanno le ulti per tirare giù il robottino. Ok, allora, muoviamoci un po', magari cerchiamo di anticipare anche quelli che arrivano. Ok, opla. E opla, rientro. Buona, con l'ultimo. Ok. Sì, purtroppo mi conviene stare, non dico fermo, ma non muovermi troppo con Pam, perché sennò mi entrano effettivamente meno colpi. Ok, sto qua devo per forza andarle addosso per fronteggiarlo. Ok, qua ne abbiamo un altro. Questi qua sono tutti veloci. Ok, quello là te lo pinzo. Buona lì. Buona, dai, siamo già a 2 minuti e mezzo. La cassaforte non ha preso ancora danni. Occhio che siamo un po' circondati qua. Via, via. Ok, robottone da anticipare. Andiamo veloci là. Cosa dici? Piazzo la basetta per distrarlo? Fede, No, evito con no. questo. Ok. Allora, aspettiamo un attimo. Bella la ulti. Andiamo di nuovo qua. Mi carico un attimo. Buona, pigliamola da dietro così. Dai che dovrebbe andare giù easy. Ok, bravo Fede. Vai, vai lì, vai, occhio. Buona lì. Rientriamo, ci curiamo con calma. Ah no, ripartiamo una ceppa. Sono già arrivati. È già arrivato un cecchino rosso, raga. E qua cominciano ad essere un po' più tosti, eh. Qua cominciano ad essere un po' più tosti. Ok, opla. E anche su. Tac. Allora, andata 17, raga. E mi fa strano giocare senza bug, sapete? Ormai mi ero abituato a fare i peggio bug su sta Robo Rumble. Ogni volta ce n'era una. Ok. Però dai, meno male che l'hanno fissata, se no perdeva completamente di senso come modalità. Allora, 8. Qua c'è 11.000 di vita, un robottone pugile. Cioè, ciaone proprio. Carichiamoci un po' di colpi. Ok, vai. Veloce, no, basetta veloce, basetta veloce. Basetta veloce, non c'è. Oh, ce la faccio a piazzare una basetta. Buongiorno, eh. Raga, mi ero un attimo addormentato. Oh, è morto Fideco, evento più unico che raro. Incredibile. Fideco morto, adesso lo scrivo nel titolo, non fare così. Guarda, Fede, dai, gestiscili tutti easy. Anch'io. Gestisci tutti easy, dai. Dai, c'è anche il robot, gestisci anche il robot easy. Ok. No, raga. No, non ci No, siamo. non va. Non gira così. Ok, il test che abbiamo appena fatto con Bully è stato quello peggiore praticamente, perché avevamo provato subito un Frank che aveva fatto 30 secondi in più, quindi 5 minuti, e adesso avevamo provato con Barley, aveva fatto addirittura un 5 minuti e 28 secondi, quindi addirittura un minuto in più quasi. Quindi direi che Barley è la cosa migliore. L'unica cosa che adesso, anziché avere Colt all'8, abbiamo Pam all'8, ma vediamo se va meglio o no. Barley non è necessariamente più forte dei Bull, più che altro che è maxato. Forse è quello che fa il grosso della differenza. Allora, vediamo un attimino cosa c'abbiamo qua intorno. Subito i robottini, o qua ulti non me ne carico. Vediamo se arriva qualcosa da sopra. Ok, tutto libero. I primi robottini non sono da sottovalutare, raga, perché servono proprio per caricare le ulti e portarsi avanti col lavoro con gli altri. Quindi non sono da sottovalutare. Io mi faccio un po' di giro così. In ricognizione, ma non me ne arriva mezzo da me. Ok, quello là. Quello lì mio, lasciatemelo. Ok. Ok. Sì, me li gestisco un po', così almeno mi carico le mie belle ulti. Tac. Vieni, vieni pure. Tac. Ok. Qua c'è un altro. Ce lo gestiamo easy anche lui. Vai. Ok, anche questo qui. Via, 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 via. Ok, ulti pronta. E la mettiamo lì. Opla. Ok. La metto sempre un pochettino più spostata, perché vedo che lì si concentrano tanti scontri. E poi è una zona dove anche Barley gioca meglio. Se sfrutti quel muretto lì fatto a forma di C, Fede, secondo me fai i danni proprio. E io puntualmente ti ho piazzato la basetta dove però non ci arriva il raggio. Fantastico. Allora, anticipiamo sto robottino. Opla, facciamo andare un po' di colpi così a caso. Ok, vai. Vai. Zona cactus. Vai, vai, vai. Bella la ulti.
Barley maxato si sente però, un'altra cosa. Ok, arrivano quelli viola di nuovo. Qua c'è un altro. Vediamo un attimino se riusciamo a farlo fuori. A parte che la ulti comunque ce l'abbiamo già pronta, quindi al massimo se la basetta si prende dei danni poi la posso sostituire. Ok, ancora tranquilla, stiamo sui 2 minuti, ondata 10, no problem per ora. Il fatto è che adesso ci manca proprio un brawler fisico. Un brawler fisico fisico non ce l'abbiamo. E quello fa. Quello fa. La torretta. torretta, sì, opla. Opla, ok. Adesso è anche un pochettino più alta, speriamo che lì sia semi perfetta. Occhio sopra. Bene. Anche i piccoli hit non vanno sottovalutati perché poi dopo, quando abbiamo il robot sopra che ci tirano le pizze, i piccoli hit possono avere un grosso peso. Ok. Via, 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 via. Ok, arriva il robottone. Vediamo di fare il giro più largo così magari non spacca subito tutto. E guardalo che sta fermo. Mannaggia lui. Ok, bella la ulti. Bella sta ulti. Vale di nuovo con un paio di colpetti. Opa, io c'ho sempre la basetta se volete, raga. No, più che altro non morire, che c'è poca vita. Bella, 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 che lo facciamo. 7 di vita è rimasto. Ok, questo ce lo gestiamo easy. Ok, arrivo con un'altra basetta, un secondo. Buona. Via. Altra basettina. Ok. Buono, 3 minuti e 27. Non è male. Abbiamo già i robottini rossi. Stiamo andando discretamente. Stiamo andando discretamente. Ok. Qua ci abbiamo i robottini. Tac. Ok. Occhio lì. Occhio lì. Buona, buona. Ok. Facciamo veloce. I robottini qua, ok, e quello sopra che ci va subito a aiutare un po' la cassetta per non farci mancare niente. Ok, altro robottino lì, raga, cominciano a stare un po' addosso sti robottini adesso. Occhio, grazie Fede, è leggermente parato il sedere. Buona, buona lì. E adesso anche il robotone da gestire è un po' un casino, eh. Però, cioè, prima a quest'ora eravamo praticamente morti già. Eh sì. Avere un maxato è un'altra cosa, raga. Avere un maxato è un'altra cosa. Ok. Vediamo un attimino se riusciamo a tirarlo giù così. Guarda che giri, che giri sta facendo. Ok, arrivano i robottoni dorati, raga. Arrivano i robottoni dorati, 16.000 di vita. Ok. Qua ci starebbe una basetta se volete. Se volete ce l'ho. Ok. Ok. Vai. Occhio, occhio che mi fa. Oh, che pelo che mi ha fatto. Ciao. Robottone, cerchiamo di farcelo fuori. Dai, bella, belli sti colpi. Dai che se riusciamo a difenderci ancora una volta. E tanta roba. Ulti, ulti, ulti. Usa la ulti, zi. Che ci va giù a cassaforte. Niente. Pazienza, 5 minuti e Non 20 glielo ho dato. comunque. No, 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 vabbè. Comunque sia Ho sbagliato io quasi l'ultima. un minuto in più di prima. Non male, non male. Vabbè, tocca in pian piano, ce ne stiamo facendo. Abbiamo ancora tipo 130 ticket. Quindi, ragazzi, probabilmente non li faremo neanche andare tutti. E ne avremo da parte anche per i prossimi eventi. E quindi, insomma, direi che siamo giunti al termine. Con questo è tutto. Ringraziamo ancora Fede e Zenak per l'aiuto. Vi ricordo che trovate il canale di Zenak in descrizione. Noi ci becchiamo questa sera in live con gli abbonati e Anita. E domani con un nuovo video e con la live su Twitch. Un saluto a tutti e ciao, ragazzi!